si manifestò un'entità che disse: è un vetro opaco, il corpo è per lo spirito come un vetro molto opaco, davanti al quale le vicende della vita passano in giro tondo. Alla morte lo spirito si slaccia e riesce a vedere il suo vero destino. Commento. Molte entità che parlano dei loro raggiungimenti nel cosiddetto al di là non comprendono che, come ignoravano la realtà nel piano fisico, così ignorano quella dei piani superiori di esistenza. Questo accade perché, dopo il trapasso, la loro evoluzione è rimasta identica. La non accettazione di questa verità è definitivamente dannosa per una giusta comprensione delle comunicazioni dei trapassati. Si manifestò un'entità che disse: è un vetro opaco, il corpo è per lo spirito come un vetro molto opaco, davanti al quale le vicende della vita passano in giro tondo. Alla morte lo spirito si slaccia e riesce a vedere il suo vero destino. Commento. Molte entità che parlano dei loro raggiungimenti nel cosiddetto al di là non comprendono che, come ignoravano la realtà nel piano fisico, così ignorano quella dei piani superiori di esistenza. Questo accade perché, dopo il trapasso, la loro evoluzione è rimasta identica. La non accettazione di questa verità è definitivamente dannosa per una giusta comprensione delle comunicazioni dei trapassati. Si manifestò un'entità che disse: è un vetro opaco, il corpo è per lo spirito come un vetro molto opaco, davanti al quale le vicende della vita passano in giro tondo. Alla morte lo spirito si slaccia e riesce a vedere il suo vero destino. Commento. Molte entità che parlano dei loro raggiungimenti nel cosiddetto al di là non comprendono che, come ignoravano la realtà nel piano fisico, così ignorano quella dei piani superiori di esistenza. Questo accade perché, dopo il trapasso, la loro evoluzione è rimasta identica. La non accettazione di questa verità è definitivamente dannosa per una giusta comprensione delle comunicazioni dei trapassati.